Bentrovati, siamo alla Città della Scienza, Napoli, per l'evento L'impresa è donna e la madrina dell'evento è Maria De Lillo. Buongiorno e complimenti. Buongiorno, grazie. Io sono onorata di essere madrina di questo evento che dà spazio alle donne. Naturalmente un'azienda come la nostra, a prevalenza femminile, era importante rappresentare cos'è il ruolo della donna, soprattutto nel ruolo chiave, nei punti chiavi dell'azienda. Quindi non solo io sono la CEO Coseo con mio fratello Andrea, ma anche abbiamo tante donne, ben 10 donne che sono delle responsabili in azienda, che, di cui io sono fiera. È veramente un nostro fiore all'occhiello le nostre donne. Maria, noi siamo orgogliosi di te, sei diventata ormai una musa, un'ispirazione per le donne che non hanno alibi, non abbiamo alibi. Se c'è un progetto, se c'è talento, passione, determinazione, tu sei l'esempio che anche da Monte di Procida, un piccolo paesino, per quanto bellissimo, ti sei fatta strada e porti il nome di Monte di Procida ormai nel mondo. Assolutamente sì, dobbiamo credere in noi stesse, dobbiamo trovare sempre più appoggio in uomini sensibili e fare squadra tra di noi, perché noi donne dobbiamo imparare a fare squadra, non dobbiamo entrare in competizione. Quindi l'augurio che do a tutte è di dare spazio ai propri colleghi, alle proprie amiche, per fare nuove opportunità. E abbiamo seguito la prima parte di questo evento, è proprio importante l'iniziativa di riunire le donne di talento per generare nuove energie, nuova forza, ma quanto è importante appunto la presenza degli uomini sensibili a questo argomento e quindi che sono stati i primi ad applaudire agli interventi che ci sono stati in questa mattinata? Ma sicuramente questa giornata è fondamentale, la presenza di entrambi i sessi, sia gli uomini che le donne. E qui stanno parlando grandi donne italiane che hanno avuto grandi successi nelle loro aziende e nel loro percorso professionale. Io stimo moltissimo queste persone che sto ascoltando oggi e in ogni giorno in azienda porterò quelle loro esperienze e farò sì che questa giornata sia veramente proficua. Io ho sempre appoggiato mia sorella in tante scelte che lei ha avuto e io credo fortemente che le donne siano un valore aggiunto nelle aziende, credo tantissimo anche nel loro management. Ben 10 persone, come ha detto mia sorella, sono di sesso femminile in ruoli chiave dell'azienda e una delle quali è mia moglie. Io ho spinto fortemente mia moglie a rientrare dalla maternità perché non volevo che la maternità fosse un ostacolo alla sua carriera professionale e lei oggi è veramente soddisfatta e felice di quello che praticamente fa ogni giorno in azienda e sono convinto che noi con le donne possiamo andare veramente in alto. Perfetto ragazzi, come Monte di Procida .com non ci resta che farvi complimenti, noi siamo i vostri primi fan e vi seguiremo dovunque, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a tutti e grazie solo se una donna ha preso ispiratrice ispirazione da noi, noi siamo contentissimi. Io penso che tra le attività che abbiamo fatto sono state quelle proprio di dare valore a un'associazione locale che dà supporto ai ragazzi, si chiama Vivi l'Estate, è un'associazione che permette ai ragazzi quando finiscono l'attività estiva di impegnarsi in tante attività e giochi, tipo giochi senza frontiere, e lo fanno in diversi momenti dell'anno. Questo fa sì che alcuni ragazzi si mettono in gioco e creano attività di team building, oltre a quello che praticamente magari fanno a scuola. E questo mi è piaciuto molto, oltre che valorizzare con diverse associazioni sportive appunto il talento che molto spesso non viene supportato, non può essere supportato dalle famiglie. Grazie Maria, è stato un bel piacere. Grazie davvero per la